Buongiorno assessore Mauro Mantoan. Andrea, grazie. Buona giornata. Come al solito della sua disponibilità. Niente, questa mattina ho preso un po' di giornali e insomma le posizioni, insomma, terreni venduti, comune sotto accusa, insomma. Ma guarda, non è una tempesta in un bicchiere d'acqua, come si dice, è una tempesta in un cucchiaino d'acqua. I terreni non sono venduti, l'unica cosa che il Comune ha fatto è una delibera del Consiglio Comunale che risulta impegnativa esclusivamente per la vendita, non per l'assegnazione a tal privato, anche se è stato indicato in delibera. Mi spiego, nella preparazione di questa delibera, che risale ancora all'epoca commissariale, tanto per parlarci chiaro, ma questo è un dettaglio, nella preparazione della delibera è stata impostata con l'applicazione del Regio Decreto del 24, legge vecchia, ma legge tuttora vigente, quindi fin tanto che qualcuno non la cambia risulta che si può utilizzare questo dispositivo peraltro utilizzato da sempre all'ufficio patrimonio del comune, quindi giunta Guarnieri con lo stesso funzionario, se qualcuno vuole accendere la polemica, giunta Tiozzo con lo stesso funzionario. Quindi quando siamo andati in consiglio comunale c'erano tutte le condizioni per dire: questo è un lotto che ha alcune caratteristiche, intercluso, è probabilmente non appetibile in un avviso pubblico, quindi possiamo andare a cessione diretta su una stima risultata definita congrua dai funzionari a un privato che era già stato identificato. Nel frattempo cos'è successo nelle more dell'atto notarile? Perché questo terreno, badate, non è stato venduto, è stato solamente deciso che si può venderlo. Nelle more del rogito, un altro cittadino fa una richiesta di quell'atto. Allora, l'amministrazione ha due strade: o procede la cessione al primo cittadino che ha fatto richiesta, oppure, nella massima trasparenza, e questo da dove emerge la pochezza della polemica, che è estremamente strumentale e non serve a nulla, nella massima trasparenza l'amministrazione cosa decide? Andiamo in avviso pubblico, nella tutela di chi? Di tutti i cittadini, visti che in questo caso a sto punto ne sono venuti fuori due, e nell'interesse dell'amministrazione, che forse può realizzare qualche soldo in più. Stiamo parlando di 7.000 euro, non stiamo parlando di una somma stratosferica. Quindi è incredibile come le opposizioni, siccome non hanno più altre argomentazioni, facciano una polemica, una discussione su cosa? Sulla trasparenza. Probabilmente qualcuno è abituato a fare assegnazioni professionali in altri enti di stesse somme senza gara, senza preventivi. Questa amministrazione farà le cose in questa maniera, in maniera trasparente. E poi è ridicolo che proprio Guarnieri ci ponga questi termini, quando purtroppo questa città prossimamente dovrà andare a affrontare temi, dicasi, d'Arsena di San Felice, su cui la procedura di quel tempo lascia molto a desiderare.